Bentornati sul mio canale, questo è un video, iniziamo, più che questo è un video, iniziamo con il Black Friday, nel senso che ho preso un po' di cose per il Black Friday e il primo pacco che mi è arrivato, velocissimo, stravelocissimo, è questo qua. Che cosa sarà, cosa non sarà, chi lo sa, apriamolo insieme. Io ho già sbirciato e ci sono rimasta malissimo. Allora, guardate la scatola com'è arrivata. Che marchio sarà? MAC Cosmetics. Questo è il Prep and Primer, è il Fix più Brum fixante. Questo dovrebbe essere al cocco, se non erro, perché l'ho preso al cocco. E Coconut, sì, è ok. Il prodotto è integro, ok? E come prima cosa ci siamo. Vediamo, siccome che è uno spray idratante, vediamo com'è sul viso. Guarda che fa un getto di acqua, la paura. La profumazione di cocco è wow, è buonissimo. Però la scatola, vabbè, è arrivata sdrenata. Vabbè, passiamo al prossimo prodotto perché poi vi faccio vedere perché ci sono rimasta male, ma male però, malissimo ci sono rimasta. E infatti volevo contattare il servizio clienti, ma ve lo dico alla fine. Ho preso la palette che tanto la sospiravo, questa palette, Hyper Real Glow. Praticamente è la palette di illuminanti, ci sono due colorazioni, su due tonalità, e io l'ho presa sulla tonalità del rosa, ovviamente, ma vediamo di riuscire ad aprirla. Rosy Glow, sì, è questa. E questa è la palette di illuminanti. Ok, e ci sta. Guardiamo la pigmentazione. Beh, MAC, e qui non si... Guardate che luminosità che ha. MAC, lo sappiamo. Però, un po' ci sono rimasta male. Andiamo avanti. Perché ho preso tutto questo nel Black Friday, perché MAC quest'anno ha fatto il Black Friday, non lo sapevo. Mi è arrivata a casa la mail e come non approfittare del Black Friday di MAC, ho preso una palette occhi. Visto che ho già fatto un video su tutti i miei prodotti, dove realizzavo una full face con tutti i prodotti MAC, mi sono resa conto che non ho una palette occhi MAC, quindi ho deciso di prendere una palette occhi di questo genere qui, che mi piace assai assai assai, e i colori sono questi. Questo è un illuminante, dovrebbe essere, che vabbè, comunque si può utilizzare come ombretto. Non si vede neanche rosa. Il resto, beh, sono proprio belli, mi piacciono un sacco, anche le shade di colori che ho preso mi piacciono. È giusto per avere una palette MAC occhi. Non le ho viste dal vivo, le ho viste solo sul sito, quindi sono andata praticamente così a occhio. E questo è il pack con la sua cartolina. I prodotti sono finiti qui. La cosa che mi ha fatto rimanere malissimo, ma malissimo, è che dicono che per ogni ordine che noi facciamo online, abbiamo in omaggio dei campioni. Cosa mi è arrivato? Due giarre vuote. Sono arrivate due giarre vuote. E adesso non vorrei dire, ma MAC
è un marchio abbastanza caro. Ci lamentiamo di Sephora per quanto riguardano i campioni, ma questa è proprio una presa per il culo, perdonatemi l'espressione. Perché io qua su tre prodotti, una palette occhi, una palette viso di illuminanti e il fissante idratante qua per il make up, in teoria senza il Black Friday avrei speso 107 euro. Poi con il Black Friday ho appunto avuto lo sconto e ho speso molto meno, ho speso 85 euro. Ma cosa dire, cioè, ma mi pigliate per il culo? Cioè, piuttosto non scrivete che mandate a casa i campioni, cioè mi sono arrivate due giarre vuote. E ci lamentiamo di Sephora? No ragazze, assolutamente non lamentiamoci di Sephora, cioè nel senso, ma non perché io muoio senza questi campioncini, ma perché voi lo scrivete, a parte che la scatola è arrivata, questa è arrivata proprio bella sdrenata e ciambola, no? Tutta mezza sgangherata, mezza, vabbè, fa niente, non pago, sì, paghiamo anche la confezione, ma... Il fatto sta appunto di queste giarre vuote. Cosa facciamo? Contattiamo il servizio clienti, glielo diciamo, gli diciamo che non si fa così, che non si mandano due giarre vuote, perché se questo è il regalo, tenetevelo, cioè risparmiate i soldini e fate prodotti diversi, e fate altri prodotti piuttosto, ma non mandate due giarre vuote su una quantità di prodotto di 107 euro, lasciando perdere lo sconto. Quindi ragazze, morale della favola, non lamentiamoci di Sephora. Quindi questi sono i prodotti che ho ordinato da MAC. Appunto, vi dicevo, non avevo una palette occhi, questa mi piace tantissimo, anche questo grigio shimmer luminosissimo, guardate che figherrimo, sembra quasi un duochrome, sembra che abbia dentro anche del rosa, sembra molto bello veramente, guardate. Poi a me il grigio piace, probabilmente farò anche qualche look con questa palette, mi piace un casino. Questa palette è veramente carinissima, è veramente carinissima, mi piacerebbe prenderne un'altra, vi dico la verità, sono sincera. La qualità dei prodotti MAC è sempre ottima e sto sbocciando qualche prodotto, qualche colore appunto per vedere come sono. Sono sempre pigmentatissimi e però resto così appunto per quanto riguarda questo, è molto bello, questo è un color melanzana con dentro dei riflessi rosa che voi non percepite in camera, ma si percepisce ma si percepisce dal vivo. È molto bella, 2 4 6 8 9 9 cialde, beh, a 30 euro, vabbè, ci sta, dai, è di MAC. Quindi ragazze, questa è la mia palette, è la palette che ho preso di MAC. E niente, vediamo di contattare il servizio clienti per farci dare una spiegazione. E niente ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, questo è il mio primo Black Friday arrivato oggi. E niente ragazze, per il momento è tutto, vi mando un grosso bacione, se non siete ancora iscritti al canale vi invito a iscrivervi al canale, vi invito ad attivare la campanellina così sarete tra i primi a vedere i miei prossimi video e vi invito a condividere questo video sui vostri diari, sui vostri social e in più vi invito a venire a trovarmi sul mio gruppo Facebook di make up che si chiama Passione Make Up e vi lascio il link giù sotto nell'info box. Per il momento questo è tutto, è arrivato il primo Black Friday, ciao make upine!